Vai. Siamo con Paolo Benvenu e Mend, che è là, sì, tanto la vignetta su Mastella. E niente, facciamo alcune domande prima di questo concerto qui a Carpi. E niente, la prima domanda riguarda il prossimo album, che è misterioso perché non... come il disco quello dei Guns N' Roses, volevamo sapere alcune notizie, informazioni sull'uscita, su come verrà, diciamo così, organizzato il tutto, se comunque sarà seguire il filo conduttore del primo album. Tante cose. Sì, non lo so, io sinceramente ancora non lo so. Ancora non lo so, nel senso che sì, personalmente ho un'idea precisa su quello di cui si parlerà, che è un'idea ambiziosissima, purtroppo, perché sono stupidissimamente ambizioso. L'ambizione è quella di fare musica per gli amanti scomparsi, nel senso che le persone si incontrano, poi si scontrano anche, però rimane qualcosa. E allora l'idea è quella di scrivere della musica per questo qualcosa che rimane. E sto scrivendo questi pezzi qui, stiamo lavorando insieme a Primavera, adesso non trovo più, ma ci sarà la parte. Sta bevendo. Mangiano il mio coffritto. E niente, insomma, sto scrivendo, stiamo registrando delle cose. L'uscita non so quando sarà, perché dipende da dei problemi contrattuali che ho. Vorrei cambiare etichetta, ovvero vorrei autoprodurmi il disco e cercare di capire che cosa succede, perciò non ti so dire nemmeno come verrà organizzato. L'unica cosa che mi piacerebbe come intento è quello di suonare della musica che sia disperatamente vitale, cioè, ovvero come se fosse suonare ogni nota come se fosse l'ultima cosa che faccio nella mia vita, questo per quanto riguarda il mio obiettivo. Poi ovviamente, visto che sarà un lavoro di gruppo, ovviamente ci sono degli scartamenti rispetto a questo. E questo è quanto. Probabilmente l'idea è quella di raccontare una giornata di pensieri riguardo a questo amore che scompare, che ricompare ma che rimane fondamentalmente. Perciò, e questa giornata è una giornata che è il 13 di marzo, cioè probabilmente il disco si dovrebbe chiamare marzo 13. Questo è quanto. È una notizia importante. No, non così importante, sembra che era Mazzotti. Appunto. Vorrei essere Montenegro, però c'è molto di più. Aspetta. Facciamo